Zio a tutti i duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi, ragazzi, siamo tornati finalmente con un nuovo episodio del Market Watch. A questo giro per guardare un po' di roba generale, perché comunque post eventi, post varie espansioni, vediamo che un po' l'andamento dei prezzi è cambiato. Ovviamente, però, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store. Il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto di tutti i vostri prodotti competitivi, collezionistici, hanno qualsiasi cosa. Un ragazzo l'altro giorno ha comprato pure una pianta di super. Mario Lego, cioè hanno di tutto. Quindi ovviamente se volete supportarmi e avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Usate lo sto referral link perché altrimenti io le commissioni non me le prendo, eh. Ve la butto lì. Stessa cosa ragazzi, Junk il miglior negozio per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese di Yu-Gi-Oh! e One Piece. Quindi ragazzi, se collezionate uno di questi due giochi, io... Ci basterei, perché comunque poi hanno anche sleeve, gradate, roba banda vecchia. Fossi in voi, ci connetterei la postay e inizierei giù a carriar roba. Ma detto questo, andiamoci ovviamente a vedere i prezzi e ovviamente anche quello che hanno annunciato. Allora, erenz qua abbiamo tante belle cosine da andare a vedere, soprattutto anche un paio di annunci simpatici. Adesso non andremo a vedere tutto quello che hanno annunciato, però volevo un attimo andare a guardare un paio di cartine. La prima di tutte, ragazzi, la morganite, cioè la nuova morganite. Perché se quella vi faceva pescare due e dare tipo doppia evocazione normal. Quest'altra, se non ricordo male, a parte le, le condizioni che sono sempre le stesse. E il mostro può attaccare due volte in ogni battle phase, cioè eh, ogni mostro. E i danni inflitti sono raddoppiati. Quindi praticamente, ragazzi, ve le tirate tutte e due e state belli tranquilli. Poi vediamo cos'altro. Vabbè, qua ecco la comparazione tra le due morganite. E. Poi andiamo a vedere un po' il resto, abbiamo, vabbè, eh, nuovi supporti Red Eyes, Fibrillo sarà contento, un ragazzo del, del canale, poi roba che ovviamente cita carte uscite vent'anni fa, questo se non ricordo male, era una carta uscita in, uh, nei pacchetti del Tokyo Dome, che hanno ristampato anche ultimamente, infatti, proprio lui. Poi Poi, vabbè ragazzi, ci sono i supporti ovviamente Sei Samurai, che ovviamente andremo a vedere dopo, e poi la roba di Battle of Legend, che andremo a vedere in un altro episodio che uscirà domani. Vabbè, a parte questo io adesso andrei a vedere direttamente i prezzi delle carte. Allora partiamo con il White Duston Erens. Ah, aspetta! Allora, io ho aperto gli album che mi hai mandato tanto tempo fa, dove all'interno c'era pure il Val. E ammetto che una carta che mi hai lanciato attualmente posso venderla a ben 3€. Euro. Grazie, mi fa molto piacere. Ho fatto 15€ euro semplici semplici. Se non so, ne balca che hai preso tu ultimamente. Però, però dai, io eh, devo... È oh, eh, onesto. Guarda, devo andare a tirare fuori tutto il bulk che ho sul magazzino per tentare di tirare fuori tutti gli altri, perché sono sicuro che oltre a quelli che mi ha dato te ce ne ho altri. Sicuramente. Vabbè, ah, ovviamente ragazzi, questa come la carta che vedremo dopo si giocano in Fiandyschmitt. Un nuovo mazzo che uscirà, se non ricordo male, in info, a fine luglio. Dovremmo averlo anche pre-euro, quindi eh, sicuramente il meta potrebbe cambiare. Guardate ragazzi, venduti anche a 4 euro. Mosso normale di merda Secondo me prima o poi faranno un mazzo Che renderà un pezzo di Exodia Invincibile e Banneranno un pezzo Su 5 Ma vabbè sarebbe... La testa S Sarebbe incredibile la testa, la testa Abbiamo un'altra carta Che si gioca in Fiendish Myth ragazzi È il Lurri, Demone livello 1 Proprio a pennello con Fiendish E è stato venduto fino a 4 euro Però a 4 euro ne trovate pochi Diciamo che i primi stanno a 5 E questo è quello comune da HC1 Io ragazzi in voi eh, se eh, lo trovate nelle vostre fumetterie comprate questo prodotto io ho sempre detto che è un ottimo prodotto quindi eh, finalmente la gente si sta svegliando e ha capito che dentro ci sono carte buone ma va bene considerate poi tutta la roba dual terminal che sta un botto ho venduto una 7 euro di Lurri lo so e ah, abbiamo anche la versione dual terminal che è sparita non esiste più c'è un, oh, un venduto a 25 no erenz eh, dobbiamo, comp no, 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 dobbiamo, no, no, dobbiamo comprarli comprarle. tutti no, aspetta aspetta Oddio. via. Aspetta, quella 25 è l'ultimo basso. Se no c'è 35. Vai. Ma dall'Italia non ce n'è? Sì, sì. Tu non stai guardando bene il Market Watch, bastardo. Eh, vabbè, ma tanto. Porco dio. Capisci? Capisci che c'è un problema? Aspetta. Ah, no, aspetta. Questo è il vero duel terminal. Beh, ma è ovvio, ma tu hai messo di DT02. Ho sbagliato, scusate ragazzi. Che, comunque, che pagliaccio! Che, come... che pagliaccio! <ride> oh. Allora, allora, anche questo si è venduto anche a 11 euro, quello finto duel terminal, eh. E italiano, aspetta, italiano ce n'è uno a 10 e uno a 15. Diciamo, è partita come una carta da 0, siamo arrivati a una carta da 15 euro. E vabbè, io l'ho venduto a 70 centesimi, quella normale, fortuna non questa. Ma vabbè, poi andando avanti abbiamo ovviamente anche la versione super rara, che anche questa è arrivata a 10 euro più o meno, parte dai 7 ma arriva dai 10, venduti più alti li abbiamo anche sui 10 euro e ringrazio ovviamente tutti gli scalper uh, di Yugi che hanno deciso di far aumentare il prezzo della carta. Vabbè, poi... Ragazzi, c'è qui. No, non è vero, sto scherzando. No. Ne ho trovati 4 in un ritiro che ho fatto. Se sì, sì. le pagato 5 centesimi, è un discorso diverso. Ragazzi, poi sul gruppo Telegram vi butterò tutte le foto degli acquisti di Erens uh, che ha fatto ultimamente. C'erano cioè, no. tipo 50 lurri in tutte le versioni. Quindi... Non è vero. <ride> Non è vero, non ce ne sono così tanti. Sarebbero già tutti caricati. Va bene, va bene, va bene. Però se li carichi la gente si rende conto, se non li carichi famo finta di niente, uno per volta. 10 euro. Senti, non, non, dilugarti, non dilugarti, parliamo di Explorer in noir che sennò devi pagare Questo video 75 euro. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, la roba purely La roba purely ovviamente è salita perché Konami non riesce a fare le cose complete. Non me ne ero accorto quando ero uscita la Rarity. Però effettivamente non c'erano gli Xis dentro il set. Quindi, hey, perché non facciamo salire il prezzo di tutte le rare e tutte le ultime? Ultra, quindi Ex Purely Noir. Guarda un po'. Oh, 1 euro. E era una carta da 2 centesimi. Va bene? Davvero? vero? Sì, È sì. bello. Poi abbiamo Beauty. Era una carta da 2 centesimi. Venduto più alto, 1 euro. 1 ,79. Così. Esotico. Vabbè, li trovi anche 50 centesimi però. Poi, andando avanti, abbiamo anche Paffuta. Paffuta venduti fino a euro. poi. Vabbè, adesso... Perché i prezzi si sono un po' riabbassati. Però, comunque, sono cosine che sono salite. E infine abbiamo Noir. Noir era una e... carta da... 20 centesimi perché, ovviamente, eh, Boh, Dune non è stato un gran set. Questa era un pochino secondaria. Bla bla bla, mille menate. E guarda un po', adesso 8 euro. Ovviamente, ragazzi, questa come tante altre staranno all'interno dei TIN. Quindi, ovviamente, tempo al tempo. E anche sta roba ricala. E ve la potrete riacquistare a un prezzo umano. Intanto, recuperate tutto il resto che sta nella Rarity. Veramente, vi montate più ore l'Icon 6,30 euro escluse tutte queste robe che sono salite. Quindi non giocate il mazzo, in poche parole? No, no, Aspettate un mese, perché tanto non è che vi cambia la vita aspettare un attimo. Passo tanto... un mese, esce una banned Più diventa ancora più debole e poi siete tutti contenti di giocare fuori. Per... Ok, prossima carta. Ah, eh, ci eh, eravamo dimenticati di felicità, ovviamente. Stesso discorso, ragazzi. Vabbè ah, Venduti alti, poi adesso si è un po' riabbassata. Prossima carta, abbiamo la porta aerei sommergibile a squalo. E voi mi chiederete: ma perché questa carta? Ebbene sì, ragazzi, sta salendo, ci sarebbe di fa 4 quattro ordini: li facciamo sparire tutte e quattro e la facciamo arrivare a 20 euro. Perché? È una carta con due print, se non ricordo male è lo Star Pack, è questo, e nel pratico uh, sono usciti i supporti squalo. È l'unica motivazione che mi viene in mente. 2011 Fact Award. 2011 format, ragazzi, è... e si vola. Comunque, a parte le cazzate, probabilmente per squalo. Non, se no non ho proprio idea per quale oscuro motivo ci sia questa carta qua dentro. Ma vabbè, comunque, vabbè, sta salendo. Se volete fare buyout di queste quattro e farlo salire a 20, 20 euro fate come vi pare prossima carta abbiamo una carta ho che che mi hanno comprato in 15 copie a 25 centesimi è un po' vecchia però non mi ero ancora lamentato in video ora ne ho tutta la possibilità eeeh uh... Fa male, fa veramente male perché me le stanno vendendo probabilmente a 2 euro e io ci ho fatto 2 euro con tutte le copie. Quindi la vita è ingiusta e, e io me la sono presa nel culo in maniera molto, molto pesante. vabbè, sono cose che capitano, mi hanno fatto le carte, invece io di farla a qualcun altro. Peccato, peccato. Il allora, cazzo di Still Fusion in edicola. Non credo. Adesso andiamo a caccia di rarità. Cerchiamo Sofu. E eh, così si fanno i soldi. No, così le compri e le rivendi. Vabbè. Sembra più pulito così. Va ah, bene, sì, hai ragione. Andiamo avanti. Abbiamo Punishment Dragon. Che ovviamente era un po' sceso. Però, hey, Light Swarm piace a tutti. È impossibile mm. non giocarlo. Eh, ovviamente questa è monostampa da Cotted. E non vuoi far pagare un bel playset? Vabbè, non si gioca in monocopia. Non la vuoi far pagare almeno 18 euro l'una? Eh, sì. Why not? Why, why not? E eh, perché no? Il problema di questa carta. Che effettivamente non ha uno slot effettivo dove mettere una ristampa e quindi non sai mai effettivamente se verrà ristampata domani, tra sei mesi o tra cinque anni. Quindi se dovete montarlo il mazzo, compratevela e piangete nel caso. Prossima carta abbiamo grande Shogun Shien. A parte che questa io credo che di base costasse così tanto, però diciamo che il prezzo potrebbe essere stato leggermente inflazionato dai nuovi supporti che sono stati annunciati perché c'è tipo un nuovo. Sincro, una marea di nuovi mostri Che praticamente è la riprendizzazione Di quelli vecchi, quindi Fantasia portami via, però... Uh... Queste carte sono salite. Questa è la prima. Poi, ovviamente, anche la versione super. Anche questa è salita. Ce cioè, ne sono rimaste tipo 5 sul market. Potrebbe essere anche per il fatto che si gioca in retro format. Però potrebbe essere anche tutto un mix. Prossima carta abbiamo anche il, lo Siena 6 Samurai Leggendario Anche questo. Allora, non è, non è che è sprecato, però è leggermente salita. Era una carta da 4€ euro, Siamo arrivati a 6. Niente di particolare. Comunque ha varie print. Abbiamo la super. Sì, la, la ultra. La ultimate. Più. E questa. Questa Secret. Sì, la Secret è la più cheap. Perché la Super, sicuramente, essendo l'esclusiva americana, sta di più. E quella Ultimate dai, ragazzi. toccate il mazzo per bene. Comunque, non è che ci tiriamo indietro. Andremo a vedere tutte le rarità. La Ultra, che ne sono rimaste tipo boh, 4, 5 sul market. NM, è salita un botto. Ok, poi abbiamo la Super, Dara giallo. Che in italiano non esiste perché c'è solo in inglese. Hai anche tu ragione. Vabbè, la Super eh, costa quanto oh, la Secret. Però è, è ancora... salito, eh. Guarda il grafico. Sì, sì, è più... Piano piano, fra un po' la troveremo a 50 euro. E poi, basta fare così: 1, 2, 3 e 4. E la carta non esiste più. Poi, tanto non c'hai soldi per comprare. <ride> smetti di fare il fenomeno. Io non ho visto niente. Prossima carta abbiamo eh, sempre 6 samurai, abbiamo Kizaru. Eh, anche questa sta salendo. Di poco, eh, erano carte da 4 euro che sono arrivate a 6, eh. niente di più, niente di meno. Staremo a vedere quando uscirà effettivamente il mazzo, se spikerà, come è successo con alcune carte di Battle of Legend che vedremo sicuramente nel prossimo episodio. Però così, diciamo che i prezzi venduti più alti stanno sulla decina, attualmente. Così, next abbiamo l'ultimo sei samurai che è Azume, anche questa leggermente salita. Siamo arrivati sui 4 euro, sui venduti. Però, attualmente, se volete recuperarla, si aggira sui 3, anche qualcosina di meno. Quindi niente di ancora fantascientifico. Comunque considerate che è un mazzo iconico, che la gente adora. Quindi ci posso credere che post stampa di queste carte i prezzi possano salire in maniera molto più consistente. Hai giocato l'anno più bello del mondo, ovvero il 2011. Hai giocato sei samurai. Vabbè, allora, andiamo con le ultime. Due abbiamo Liquid. Che non so per quale scuro motivo stia salendo. Ha due print tipo: Sì, no, forse no, no, ne ha due eh, Ultra e Secret. E boh, stava. ce n'erano di più. 8. Stanno sparendo. È una carta che si gira ah. sui 13. Adesso i okay. fan di GX colpiscono. Sì, sì, è come la gente che continua a comprare la trappola da pote di Iro eh, a 12 euro. Quindi diciamo Hero best deck per molti. E come ultima, ragazzi, abbiamo una carta che abbiamo già visto. Langstrega Mementlan Carta Memento Carta mazzo interessante E sta tipo quasi a 18 euro Se filtriamo solo quelle italiane Ok non me ne frega assolutamente niente Non giocherò a Memento Quindi possiamo anche andare avanti E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto E fatemi sapere qua sotto con un commento Ovviamente cosa ne pensate E se avete già iniziato a recuperare La roba 6 Samurai Perché diciamo che è un mazzo abbastanza carino Non credo sarà mai T1 Però Sicuramente da giocare una bide alternativa se volete una roba molto spicy e simpatica. Ovviamente vi ricordo tutti i miei social, e il referral link qua sotto in descrizione. Ah, qua sotto trovate anche Instagram. Quindi se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, contattatemi. Eh. Detto questo, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!